Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con Pallavolè, seconda puntata eccezionalmente di giovedì alle 21, ma dalla settimana prossima si riprenderà col appuntamento canonico che è quello del mercoledì alle 21.30 su TV6. Presento subito gli ospiti, 3 su 4, aspettiamo un quarto ospite e cominciamo. Io direi che di dare la precedenza al professore Francesco De Angelis per una questione ovvia, soprattutto del suo straordinario curriculum. Benvenuto Francesco, ben ritrovato. Sempre con molto piacere, anche se il tuo Paglieta ha perso nella gara infrasettimanale, pazienza, però insomma ci può stare. Allora Francesco, tutto a posto? Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Benissimo, poi parleremo naturalmente approfonditamente perché abbiamo tante belle immagini girate da Claudio Senerchia. Io saluto, torniamo in A2 maschile dove c'è il capitano, scusate se poco, Michele Simoni, benvenuto Michele. Buonasera a tutti. Naturalmente il capitano dell'Impavida, cioè si vede dallo stemma così, ma ti conosciamo troppo. Da quanti anni è che stai all'Impavida? Dalla culla? Più di 10 anni oramai, dalla B2, B1 e A2 sono 11 anni. 11 anni, forse anche qualcosa di più. Però c'è stata una parentesi, sei andato a Nagni? Sì, no. Un anno. Vedi, un mi anno. Ricordo ancora, un anno soltanto. Vabbè, il famoso schiaffo di Anagni. E allora, concludiamo per adesso il collegamento con voi, perché poi parleremo di titoli subito e tutto il resto, perché c'è un personaggio che ha avuto apprezzamenti da Guido Abbondanza. Si tratta di Massimo Forese, che è il direttore sportivo dell'ABBA Pineto Volley. Benvenuto Massimo. Buonasera. Ha detto Guido, grazie, che sei stato bravissimo a scegliere i giocatori qualche tempo fa. Ripartiamo da questi complimenti? Ripartiamo, lo vedremo a fine maggio, insomma. Fine campionato. Prudenza, tanta prudenza dopo questo scivolone inopportuno. Vabbè, pazienza, ci può stare dopo 11 giornate con 11 successi consecutivi. Il numero 12 e non 13 ha portato male. Allora, prima di andare avanti, a proposito del Pineto, vi ricordo che ogni lunedì alle 20.30 sul canale 287 viene trasmessa la gara integrale della formazione del Pineto, dell'ABBA Pineto. Mentre questo è il lunedì alle 20.30. Sempre alle 20.30, ma del martedì, c'è sempre una gara DC, o maschile o femminile, a rotazione. C, dove si gioca veramente molto poco. A proposito di regione, ci saranno a breve le elezioni regionali e quelle nazionali, il 7 marzo, e ne riparleremo con un servizio. Allora, adesso andiamo subito ai titoli, poi passeremo ai risultati della Serie A2. Due titoli soltanto, si è giocato il turno infrasettimanale in Serie B, non abbiamo titoli di Serie B, ma soltanto per la Serie A. Vediamoli insieme perché ne sono due, uno positivo, eccolo qua, Sieco, tuffo allegro nel Lago Negro. Va bene Michele Simoni? Perché avete vinto in trasferta sul campo del Lago Negro, provincia di Potenza. E adesso andiamo invece ai noi, al Pineto, ma insomma c'è anche speranza per l'immediato futuro. Pinetono spento, ma è solo un momento. Riprendersi in fretta puntando alla vetta. Concordi Massimo Forese? Ci si riprende subito? Assolutamente sì, assolutamente. Subito, anche in fretta. E allora, dopo questi due titoli, noi andiamo al quadro dei risultati, così parliamo anche con il nostro Michele Simoni, con il capitano. E allora, non si è giocata la partita tra Taranto e Siena per quanto riguarda la 2 maschile, 18esima giornata, soliti motivi, li conosciamo, è inutile parlarne. Cantù, Castellana Grotte 2-3, la Sie Cortona espugna il campo tutt'altro che facile, il Lago Negro anche se è fanalino di coda, ma è una gran bella squadra nonostante la stessa classifica. 3-2, vinceva 1-0 la squadra di Nunzio Lanci 29-27 primo set, poi ha perso il secondo e il terzo 20-19, ha vinto gli
altri 2 a 16 e a 9 naturalmente al tie break 15-9. E poi arriva il primo clamoroso risultato, che è quello del KO del Bergamo, che perde nel derbissimo sul campo del Brescia di Cisolla e Soci per 3-1, primo KO stagionale. Tra l'altro il Bergamo è arrivato in finale della Coppa Italia, che nota dolente, vero Michele? Brescia che sarà ospite proprio vostro, non ci voleva proprio adesso, ci siete capitati proprio male, saranno caricatissimi. Tra l'altro si giocherà all'anticipo sabato alle 18 al Palasport di Ortona. Gli altri risultati: Reggio Emilia e Spugna Mondovì 3-1, ma poi va a perdere in casa clamorosamente col Portoviro proprio ieri, nella semifinale di Coppa Italia, perdendo una pazzesca opportunità di arrivare in una finale storica anche per la squadra emiliana, cosa che sarebbe spettata a voi se puntini puntini. Santa Croce infine, Cuneo 3-2, vediamo insieme la classifica: Bergamo 47 punti, Cuneo 32, Bergamo naturalmente una partita in meno, Cuneo 32 senza recuperi, 3 gare in meno per il Taranto che ha 31 punti, Siena 29 con una gara da recuperare, Sieco Ortona quinto posto con 27 punti e 2 gare da recuperare tutti e due in casa contro Reggio Emilia e Taranto. Per quanto riguarda poi Reggio Emilia, 26 punti insieme col Brescia, però Reggio Emilia ha una gara da recuperare, Castellana Grotte 25, Santa Croce 22 con 2 gare in meno, meno una gara per il Cantù che ha 16 punti, 16 punti anche il Mondovì, Lago Negro una gara da recuperare, 9 punti in classifica, non c'è retrocessione. Allora, ho detto tanto, per adesso ci fermiamo qui e allora ripartiamo dalla tua squadra, Michele Simoni. Allora, ci avete fatto prendere un bello spavento perché sembrava che steste cedendo, poi all'ultimo momento vi siete ricordati che siete un'ottima squadra e avete vinto nonostante l'assenza di un certo Diego Cantagalli, anche se Carelli, 16 punti per lui, niente male. Sì, no, abbiamo fatto una buona partita. Noi abbiamo il problema che da quando siamo rientrati dai problemi del Covid, comunque dai problemi fisici che ci ha portato, abbiamo dei blackout durante il match inspiegabili, che ne abbiamo parlato tra di noi con i mister, insomma, per capire un attimo che succede, perché perdiamo dei set a 9, a 10, a 12, insomma, cose incredibili. Purtroppo da, appunto, quando siamo rientrati dal Covid abbiamo ogni tanto questi blackout dove non riusciamo proprio a esprimerci, però poi alla fine riusciamo sempre a risorgere dopo un set perso male, come ci succede. Quindi è stata comunque una buonissima gara, comunque giocare fuori casa questi campionati è difficilissimo. Portiamo a casa 2 punti. Per quanto ti riguarda, c'è una novità rispetto alle tue caratteristiche. 11 punti, sicuramente una gara più che positiva, con un ace e una battuta errata, quindi pari e patta. 6 muri vincenti, ma eri tu? Sì, ero io, è incredibile. Quanto figura era? Però sono riuscito a fare 6 muri da una parte, dall'altra parte non sono riuscito ad andare bene in attacco e quindi alla fine è stata, sì, una prestazione mediocre. Sì, Michele, tra l'altro, insomma, è una peculiarità tua quella di essere molto più forte in attacco. Possiamo dire la percentuale che è bassina? Sì, in 29%, no. Dai, l'ho detto, no, ormai, no, l'ho detto. Dai, non finta di niente. Facevo finta di niente e non dico neanche che hai azzeccato solo 4, cioè fatto 4 punti su 14 tentativi, naturalmente ti viene il 29% inevitabilmente. Dai, però parliamo con in tono trionfalistico di questi 6 muri, perché insomma, poi dà più soddisfazione, diciamo la verità, è vero? Più fare muro che metterla per terra. In realtà no, però per me almeno. Oh, dai, alla fine sono momenti, sono partite anche complicate, sapendo che non giocava Diego partivano molto più stretti, quindi noi a centro eravamo un po' più marcati e ci sta, alla fine l'importante è il risultato, l'importante è riuscire a dare un apporto, una mano alla squadra, anche se poi una cosa non ti viene bene. E Michele, tutto il resto di... sì, hai citato Cantagalli, sai qualcosa, ci puoi anticipare come sta? Si sta allenando? Stamattina ha fatto la risonanza, penso che oggi pomeriggio si allena, però non è detto, cioè, dipende un po' dai risultati che ti danno. Va bene, pomeriggio quindi si è allenato e vabbè, però insomma, c'è la possibilità che giochi contro il Brescia.
C'è la possibilità che giochi, sì, assolutamente. Questo volevamo sapere, il resto non ci interessa. Per quanto riguarda invece il tuo collega di reparto, cioè l'altro centralone, perché è altissimo, un certo Michael Menicali, è andato molto bene, 11 punti come te per scimmiottarti, però 69% in attacco con 9 su 13, quindi non ha emulato te assolutamente, però tu hai fatto 6 muri, lui soltanto 2, beh, insomma, almeno... Ci completiamo. Sì. Di solito succede il contrario, vero? Va bene, va bene. Per quanto riguarda Marinelli, 9 punti, 2 Sciavra che si comincia a rivedere, meno male, non vediamo l'ora che torni in forma questo ucraino che vi è mancato tanto nel lungo percorso, un punto anche per Matteo Pedron, ma io mi voglio soffermare, credo che tu sia d'accordo con me, su un certo Felice 7. Cioè, 7 siete felici, perché 7 felice, fantastico, 29 punti con 72-40 per quanto riguarda la ricezione, 50% in attacco, anche 2 muri vincenti. Io ne ho parlato con il tuo allenatore Nunzio l'altra settimana, ha detto nonostante i centimetri gli mancano, è un ragazzo bravissimo, molto intelligente, felice, mi ha ascoltato e ha fatto 29 punti, credo che sia un record, forse anche per lui, non lo so. Sì, per lui anche, due, sì. Facendo un campionato incredibile, comunque lui è un ragazzo che ha un sacco di fame, c'è un sacco di voglia di arrivare, c'è un sacco di voglia di giocare, quindi affronta dall'allenamento alle partite in maniera incredibile, si vede perché i risultati poi arrivano. Michele, mi senti ancora? Sì, tutto sì, sì. Allora, intanto per quanto riguarda i numeri, così insomma vado un po' di corsa, 13 muri vincenti complessivi della SIECO, vabbè sono giocati 5-7, quindi è partita piuttosto lunga, tra l'altro da applausi anche il loro Igor Turin con 28 punti, questo va detto, all'andata non giocò perché si fece male all'inizio, e giocò Scuffia, ex Pineto. Per quanto riguarda gli altri dati, 63-41 nella ricezione tra positiva e perfetta, 15 battute errate, parlo di voi naturalmente, 5 ace complessivi. Allora, due domande ancora e poi sei libero, tra virgolette. Intanto vediamo il prossimo turno già, perché ne ho già parlato un attimo, però voglio rivederlo in grafica, perché la Seco Service in Pavido Ortona ospiterà il Brescia sabato, quindi l'anticipo. Ecco, perfetto, grazie alla regia. Alle ore 18 giocherete sabato, non so perché l'anticipo predisposto dalla Lega. È uno scomodo avversario in Brescia che non sta facendo un grandissimo campionato, però è stato capace di battervi all'andata in un periodo in cui stavate giocando molto bene, venivate da una serie di vittorie. Vado un po' a braccio, così insomma. Per quanto riguarda invece il risultato che abbiamo poco fa sottolineato, il clamoroso 3-1 sul Brescia. Sul Bergamo, ma che squadra è questo Brescia di Cisolla, Bisi e tanti altri giocatori di qualità? Sicuramente una squadra molto forte, è un po' altalenante, ci sono periodi sì, dove gioca molto bene, periodi dove fa più fatica, però noi abbiamo il fattore casa che sicuramente è un fattore importante, cerchiamo di metterli il più possibile in difficoltà, anche perché noi abbiamo bisogno di punti per arrivare il più in alto possibile poi per affrontare i playoff. Insomma, una partita insidiosa e sicuramente combattuta, questo lo possiamo dire in anticipo. Sì, sì, no, sicuramente sarà una partita combattutissima, noi speriamo che arrivano un po' acciaccati qui da noi, così che magari semplifica un po' la situazione. È un augurio proprio affettuoso, sì, per amicizia, se ti sentisse il buon Albertone Cisolla. Glielo facciamo sentire, poi gli invio il link della puntata. Per quanto riguarda, e chiudo con te, la parentesi amara, molto amara, perché è indigesta anche a noi naturalmente, la finale eventuale è possibile, potenzialmente possibile, raggiungibile la Coppa Italia, che invece vi ha visti uscire ai quarti incredibilmente in casa contro il Reggio nell'Emilia, squadra che affronterete nel recupero, non si sa ancora quando perché la data non è stata puntualizzata. Il Portoviro va a vincere 3-1 ieri nella gara di semifinale, affronterà il Bergamo nella finale, è una squadra dell'A3. Il Portoviro sì, che ha vinto 3-1, però è anche vero che Bellei forse si è fatto male, io non lo so, perché è uscito dopo, credo alla fine del primo set, dopo aver fatto 3 punti non ha giocato più, che Bellei è stato il trascinatore tra l'altro.
È stata una partita sicuramente difficilissima da digerire, comunque sono passati giorni e giorni che avevi un pensiero fisso, è vero, perché hai giocato comunque, avevi un match point in casa importante, però analizzando la partita devo dire che loro hanno giocato meglio di noi, sì, e si sono meritati di vincerla, anche se noi abbiamo fatto di tutto per impedirglielo, e abbiamo giocato bene, abbiamo giocato da squadra, abbiamo giocato tutti al massimo delle nostre potenzialità. Loro sono stati semplicemente più bravi, e questo te lo dico a mente lucida, sono stati più bravi praticamente ovunque, è giusto che vincano. E poi ieri non so cosa è successo, hanno giocato... Ho giocato male, io la partita l'ho vista. Ma Bellei ha avuto qualche problema? Bellei è uscito, non si capiva perché non riusciva a giocare o perché aveva qualche problema fisico, però è uscito quasi subito. Infatti, quindi l'avevo dedotto dal fatto che è stato utilizzato pochissimo. Beh, si è sentita sicuramente la mancanza, perché... La partita contro di voi l'ha vinta quasi da solo, insomma, questo va detto. Sì, ma adesso Bellei era, sì, diciamo, comunque l'opposto, il ruolo più importante, ci sta, però ho visto anche i centrali qui avevano fatto una gran partita, e ieri hanno fatto una fatica incredibile, infatti sono stati cambiati, c'è stato un turnover, insomma, è stata per loro ieri è stata una partita complicatissima e si è visto, e complimenti a Portoviro, però ti dico, dal lato nostro, analizzando la partita, loro qui hanno fatto una gran partita, quindi complimenti, finisce qua, non possiamo farci. Peccato davvero, peccato, perché sarebbe stato bello in questo nono anno consecutivo di A2 avere così questa sorta di ciliegina per arrivare almeno in finale e poi vedersela col Bergamo, non si sa mai. Grazie Michele, so che sei impegnato, allora ci puoi lasciare, io passo alla serie A3 e vediamo subito il quadro dei risultati. Grazie a voi, ciao. Benissimo, grazie, noi ci vedremo sabato in campo contro il Brescia. Allora, vediamo il quadro dei risultati, 17ª giornata, Modica Tuscania 1-3, stiamo parlando di A3 naturalmente, Grottazzolina Roma 3-0, Sabaudio Ottaviano 3-0, 3-0 tutto il resto delle partite, perché il Palmi batte il Lecce, il Galatina l'Aci Castello e l'Aversa ai noi, il nostro Abba Pineto Volley. A 18, 22 e 21 i parziali della gara contro gli abruzzesi, che scendono dal primo al terzo posto purtroppo: Grottazzolina 41 punti, Galatina 40, Abba Pineto 38, Tuscania 35, Aversa 26, Modica e Sabaudio 24, Roma 20, Palmi 18, Lecce 16, Ottaviano 13, Aci Castello 5, due gare in meno all'Ottaviano, una gara a testa in meno Aversa e Lecce. Massimo, anche qui rimpianti, dai, da dove partiamo? Ti aiuto io, ti do l'assist. Rosichini aveva detto nell'intervista del dopogara contro la Roma, la squadra va, diciamo, richiamata perché l'inizio non è stato quello giusto, l'approccio ideale, aveva quasi presentito qualche cosa. Tutto questo rafforzato da quello che ha detto il tuo presidente Guido Abbondanza nella nostra prima puntata: andiamoci piano e stiamo attenti. Hanno avuto ragione tutte e due. Sì, hanno avuto ragione, perché alla fine il campo ha dimostrato che domenica ad Aversa non abbiamo fatto la nostra solita partita. Purtroppo non abbiamo giocato come sappiamo, come anche è successo con Roma inizialmente, per poi riprenderci. Loro hanno fatto un'ottima partita, sbagliando davvero poco, e non siamo riusciti a recuperare un inizio pieno di difficoltà. Dopo 11 partite, sicuramente, dopo 11 vittorie, sicuramente un po' di calo di mentalità, diciamo, vincente. Di concentrazione c'è. Anche forse, sì. Esatto, certo, sì, di concentrazione c'è. Ci può stare che si rilassi un po'. Quello sì, mancano 5 gare alla fine della regular season, abbiamo scontri diretti contro Galatina e Grottazzolina da fare. E quindi ne parleremo fra un attimo, Massimo. Sì. Ti volevo chiedere prima di tutto come sta Morelli, che è stato utilizzato. Morelli sta bene, quindi si sta allenando questa settimana. Quindi contro il Palmi giocherà? Sì, assolutamente. A proposito, vediamo in grafica, Maurizio, l'appuntamento del Pineto, dell'Abba Volley Pineto. Per quanto riguarda voi, giocherete domenica, quindi ci vedremo alle 18 di domenica 28 febbraio contro il Palmi. Alle 17 giochiamo.
Come alle 17? 17. Sì, è stata anticipata ieri la partita. Momento, me lo dite? Quindi è stata cambiata adesso, a voi, 5 minuti fa? È stata cambiata ieri su richiesta della squadra ospite, perché comunque è una trasferta abbastanza impegnativa. Quindi abbiamo anticipato. Lontana. Però, direttore sportivo, di faccio ammenda perché non ho detto niente neanche al conduttore della trasmissione, così non mi fa fare una brutta figura. Vabbè, mia colpa, mia 17, colpa. Cambia poco se non per la trasmissione, perché in grafico mi ci ha fatto mettere 18, mi ha fatto un bel giochino, va bene, comunque non cambia granché, anzi non cambia proprio nulla. Piuttosto il Palmi è una squadra insidiosa che viene da un bel successo interno, sì. E non è da sottovalutare, anche perché all'andata vinceste 3-0, ma mi ricordo che vi impegnò abbastanza. Sì, squadra assolutamente. Sono comunque una squadra, un'ottima squadra che è partita male anche ecco, per queste defezioni del Covid, hanno avuto una serie di contagi, quindi hanno c'è qualche problema del collegamento. Io intanto approfitto. Mi senti, Massimo? Massimo, mi senti? Adesso stanno giocando bene, vengono da un periodo. Sì, stavo dicendo, vengono da un periodo. Ti sento bene. Ti sento. Loro hanno avuto una serie, cioè un po' di atleti con il Covid, quindi la ripresa è stata un po' difficoltosa per loro. E adesso stanno bene, hanno preso ritmo e hanno anche loro fatto delle vittorie. Sarà sicuramente una partita da non sottovalutare. Noi dobbiamo tornare, sì, impegnativa, noi dobbiamo fare la nostra partita perché abbiamo bisogno assolutamente di riprendere il nostro cammino. Allora, stiamo vedendo le immagini di Aversa. A proposito dell'Aversa ti devo poi chiedere una cosa. Vediamo un po' le cifre vostre nella ricezione tra positiva e perfetta. Insomma, 58 sì, ma poi c'è un 15 sulla perfetta, è una cifra piuttosto bassa. 6 muri vincenti, 2 scontro i 6 degli avversari. E 13 battute errate loro 15. Eld 4 punti con 2 muri vincenti, 4 muri punto per Trillini che in tutto ha fatto 7 punti realizzato, Partenio il capitano 2 punti, Cattaneo molto bene in attacco con 15 punti, ben 65%, ricezione 42-12. Beh, così è una giornata particolare, insomma. Una giornata no. Orazzi 2, Morelli 3, che tra l'altro ha giocato pochissimo, e Zornetta 9. E tutta la squadra che non ha, diciamo, reagito come forse ci si aspettava dopo il primo set perso in maniera piuttosto perentoria. Dicevo dell'Aversa, hai detto bene tu, ha fatto una grande partita, forse neanche loro se l'aspettavano, lanciati da 5 successi consecutivi precedenti, con i quali sono arrivati all'appuntamento con la capolista Pineto, ex adesso ai noi capolista. Però l'Aversa, se ricordo bene, scenderà sul campo del Grottazzolina domenica prossima. Quindi potrebbe magari avere qualche problema. Domenica, giusto? Tifiamo Aversa a questo punto. Mi auguro, me lo auguro, perché comunque loro hanno fatto davvero una bella partita. Noi non abbiamo avuto tante difficoltà, soprattutto in ricezione, in battuta e da errori diretti in attacco. Quindi speriamo che anche non solo con noi. Non riesco a sentire tutto, i collegamenti Zoom sono un po' così imprevedibili, però tu mi ascolti, riesci a sentirmi, Massimo? Sì, ti sento. Chiedere, hai citato prima 2 scontri diretti che probabilmente saranno decisivi, 2 domande ancora e poi ti lascio. La prima è questa: il 7 marzo alle 4 del pomeriggio, alle 16, voi entrate a Galatina, alle 4, stavolta non mi imbrogliare con l'orario. Alle 16, confermi. Meno male, confermi, va bene. Il 28 marzo, che tra l'altro è l'ultima giornata della regular season, della stagione regolare, invece verrà a Pineto, al Palla Santa Maria, il Grottazzolina, che è attualmente la capolista solitaria, allora solita alle 18. Quindi sono i 2 scontri diretti, uno in trasferta e uno in casa. Secondo te ce la possiamo fare? Ce la può fare l'Abba Pineto? Secondo me sì, perché comunque questa squadra nelle precedenti 11 gare ha dimostrato quello che è in grado di fare. Dobbiamo recuperare qualche acciacco fisico e soprattutto
tornare un po' a, con i piedi per terra per, ecco, per provare a portare più punti possibili che ci possano posizionare in classifica alla fine della regular season al primo posto, che è quello che speriamo. Non è facile, soprattutto perché comunque già domenica abbiamo una partita delicata e dopo andremo a Galatina, però dobbiamo e possiamo farlo, quindi dipende da noi. Intanto vedo sul monitor la presenza del presidente dell'Altino Tenaglia Volley, Aniello Papa, che saluto con molto piacere. Parleremo anche della vittoria dell'Altino. Allora ti concediamo adesso, Massimo Forese, solo una battuta con la risposta scontata. Immagino che ti abbia riempito di il cuore, il petto di soddisfazione il complimento che ha fatto il presidente dicendo che questa squadra è stata costruita veramente molto bene dal direttore sportivo. Non aveva fatto il tuo nome, l'ho fatto io perché se n'era scordato, però lo diciamo. Massimo Forese, bravo, contentissimo immagino. Sì, mi ha fatto piacere, ma torno a ripetere, siamo un gruppo e uno staff che comunque lavora tutti insieme e la scelta della squadra è stata condivisa pienamente con l'allenatore, con Gianni Rosichini, certo, quindi ci mancherebbe. La società ci ha messo a disposizione delle risorse importanti come prima stagione per quanto riguarda la 3. E quindi siamo felici, ma è ancora lungo, c'è ancora da camminare. Tantissimo cammino. Grazie a Massimo Forese, direttore sportivo del Pineto Volley. Grazie a voi. Bocca al lupo e ci vedremo domenica sul campo contro il Palme. Adesso c'è uno stacco pubblicitario. Eccoci qua, allora ho salutato prima Aniello Papa, fra un po' parleremo del tuo Altino. Aniello, benvenuto, e siete in due, siete rimasti in due, tu e il professor Francesco De Angelis, parleremo naturalmente ampiamente anche del Paglieta e vi ricordo pure che Pallavolè questa volta è andato in onda, sta andando in onda di giovedì alle ore 21, alle 21.30 invece del mercoledì è l'orario definitivo, quindi appuntamento a mercoledì prossimo alle 21.30 sul canale 14 di TV6. Bene, allora vediamo un po' il quadro dei risultati della B maschile, sesta giornata, nel turno infrasettimanale, girone F1, con la sconfitta ai noi dell'Alba Adriatica, le solite defezioni come sappiamo, contro l'Osimo, scontro diretto laggiù in basso, 0-3, a 22, a 23, a 12 parziali, il Potentino batte l'Ancona 3-1, per quanto riguarda Macerata, Loreto si giocherà sabato prossimo, il 27 febbraio, un posticipo, Potentino 12 punti in classifica al comando, poi Macerata 10 punti ma con due gare in meno, 10 punti anche l'Ancona come vedete, 8 punti Loreto con una gara in meno anche per l'Alba Adriatica che è a 5 punti, l'Osimo chiude a quota 3. Passiamo all'altro girone, girone I1 per quanto riguarda la nostra abruzzese di rappresentanza è naturalmente la Virtus Paglieta, sconfitta in casa dall'insidiosa, anche forte, bravo Gioia del Colle, questo sicuramente sarà così, 0-3 a 25, a 18 e 21 i parziali, rinviata la gara tra Lucera e Andria, ha riposato il Molfetta per cui si è giocata soltanto Paglieta e Gioia del Colle, la classifica attualmente vede Gioia del Colle al comando con 12 punti insieme con il Molfetta. A quota 6 il Paglieta che veniva da due vittorie consecutive, va ricordato, Lucera e Andrea a quota 0. Allora, sentiamo subito quello che ha detto al microfono di Claudio Senerchi che ha operato anche le riprese e tutto il resto, l'aspetto tecnico curato da lui, anche il montaggio. Il capitano Nico Tatasciore che è stato il più prolifico, tanto per cambiare, lo salutiamo ma ascoltiamolo. Arrivavamo da due vittorie che ci avevano dato molta fiducia, convincenti, dove avevamo espresso un bel gioco. Questa sconfitta non ci voleva anche perché pensavamo di poter strappare almeno qualche punto. Peccato per il primo set dove ci meritavamo di vincere, poi la partita magari sarebbe cambiata. Gli altri due set ci siamo un po' persi facendo un po' troppi errori, comunque un grande applauso a Gioia che ha fatto una grandissima partita e nei momenti cruciali loro sono stati molto più cinici di noi e questo l'abbiamo pagato, soprattutto nel primo set dove dovevamo chiuderlo assolutamente. Bene, torniamo in diretta e allora prof. Francesco De Angelis, da quanti anni è che stai che alleni il Paglieta, Francesco? Un bel po', cominciano a essere tardi.
Eh? Sì, ma cominciano a essere tanti. Ma in generale che cominciano a essere tanti gli anni che alleno. Però, tanti ma mai troppi. Sì, no, quello è sicuro. Finché c'è la voglia, la passione. Finché c'è la voglia, certo. Passione viscerale la tua, veramente, che hai allenato naturalmente squadre di altre categorie, ma stai facendo bene anche a Paglieta, dove fai miracoli da diversi anni. Per quanto riguarda il tuo presidente, lo salutiamo, Maurizio Vitelli e compagnia, Tommaso e tutto il resto. Allora, do soltanto qualche cifra rapidissima: battute errate 10 con 6 ace, 23 errori, Muri punto 6, Zaccagnini 1 punto, 14 il citato Tata Sciore, avete sentito nella breve intervista, un certo capitano Lanci, capitano talmente ai tempi dell'Impavida, adesso non lo è, ma non lo salutiamo sempre con molto affetto e anche tanta stima. Andrea Lanci un punto anche per Evangelista, ex Pineto, con un muro, se ricordo bene, 4 punti dell'ex Sieco Berardi, Di Tullio 8 punti, Piscitelli 6 e Cavuto 2 punti. Allora, raccontaci questa partita, l'ha detto anche il tuo capitano Tata Sciore, che il giovane del Colle ha meritato largamente di vincere, è una gran bella squadra. Sentiamo che cosa pensi tu. Ma sinceramente pensavo di commentare una partita diversa oggi, nel senso che mi aspettavo qualcosa in più da parte nostra. Fermo restando che il Gioia è una bellissima squadra, è una squadra compatta, una squadra coesa, è una squadra che, come tutte le squadre pugliesi, fanno della difesa dei fondamentali della seconda linea un punto di forza, perché con loro per mettere giù la palla è sempre difficile, perché sono veramente in seconda linea si fanno valere. Però noi, ecco, forse qualcosa in più, soprattutto nella fase, senza allungarmi troppo, ma nella fase muro difesa non siamo stati all'altezza delle altre partite. E anche dai dati che hai letto puoi vedere che muri pochi, difesa ancora meno, e soprattutto abbiamo sbagliato palloni che in gergo vengono definiti facili, che sono sempre quelli più difficili, tra virgolette. Sì, è vero, perché è vero. Ogni volta che io sento gridare, adesso perlomeno non si sente più, ma fino a qualche anno fa si sentiva gridare con una palla che arrivava nel nostro campo, uno a turno, facile, e là gli allenatori come me andavano in fibrillazione, perché quei palloni facili diventano si sempre sbagliano. Difficili. Sì, perché le cose facili che bisogna saper fare bene. E invece noi là ci sono stati degli appoggi che veramente poi mi lasciano un po' perplesso, perché in allenamento ne facciamo in quantità industriali, proprio per evitare che magari quando arriva la palla facile si possa contrattaccare nelle migliori condizioni. E là invece siamo stati in difficoltà, ma siamo stati in difficoltà soprattutto fra muro e difesa, dove abbiamo raccolto veramente poco, anche per merito del Gioia, perché bisogna sempre riconoscere il valore dell'avversario. Però qualcosa in più ti aspettavi, mi sarebbe piaciuto tirarlo fuori. Francesco, soprattutto dopo le due gare vinte consecutivamente, sì, anche se in casa. Volevi, sì, quello c'ha, forse, come ha detto pure Mico, un po' inconsciamente, ma un po' ci ha illuso. Però è pur vero che, col massimo rispetto dell'Andria e del Lucera, loro hanno un tipo di gioco che a noi va meglio, ci favorisce un po', perché il palleggiatore gioca una palla un po' più lenta, invece il ragazzo di Gioia gioca palla una palla veloce, e quindi i nostri centrali là si sono trovati un po' in difficoltà. Certo. E per cui, ecco, alla fine siamo stati in gara. Il primo set veramente siamo partiti maluccio, ma ci siamo ripresi bene, e alla fine è stato un pallone di Matteo, che veramente ha fatto una cosa come può fare solo un campione d'esperienza, e ci ha sorpreso. Però poi non siamo stati quelli delle altre partite, anche proprio come atteggiamento, per cui è giusto che alla fine, pure se con amarezza, però bisogna riconoscere che il Gioia alla fine ha fatto meglio di noi. Francesco, che ne pensi un po' di questa formula rimediata in extremis? Sappiamo qual è la ragione. È una formula che sfavorisce in generale un tipo di squadra, oppure va bene anche così?
considerando che bisognava di fronte alle difficoltà che viviamo, perché anzi meglio questo che niente, stiamo peggio dell'anno scorso, perché tanto questo benedetto maledetto virus ci sta rovinando l'esistenza. E meno male che ci siamo, parentesi, faccio anche le condoglianze in diretta a te e alla tua famiglia in questo momento, per proprio una questione di oggi. Perché poi quando uno viene colpito da qualche, da un affetto che è vicino, allora certo, si rende conto ancora di più che questo virus, insomma, ci ha sconvolto la vita. Per quanto riguarda quello. Sì. Dimmi. No, vai, procedi. Per quanto riguarda la formula, è stata trovata questa, perché sempre col fatto. Io avevo fatto una proposta a suo tempo, che avrei preferito cominciare a giocare a settembre, perché settembre-ottobre, noi non avevamo tutta questa situazione di difficoltà. La federazione ha spostato l'inizio a novembre, e poi ci siamo trovati in difficoltà invece che nemmeno a novembre la cosa è stata fattibile. E poi si è usciti con questa nuova formula, solo cioè andate e ritorno in questi sottogironi. Dalla fine di gennaio addirittura. E poi ci porteremo dietro i risultati di sta prima formula, di sta prima fase, non incontrando più le squadre con cui abbiamo già giocato. Poi la cosa che mi ha sorpreso un po' è che la federazione ha tolto le retrocessioni. Ecco, quello che ti volevo chiedere, mi hai preceduto. Che ne pensi del fatto che non ci saranno retrocessioni in Serie B? Da come vedo le partite, è uno stimolo ulteriore. Da come vedo le partite, le squadre stanno giocando tranquilli, com'è? Giochiamo senza pensare al fatto che non ci sia la retrocessione. Però questo nonostante, io lotto per non retrocedere, perché le nostre forze non sono poi così consistenti, mettiamola in questi termini. Sì. Però mi sarebbe piaciuto continuare a giocare sapendo che la permanenza in Serie B sarebbe avvenuta in base ai risultati. Quelli cercheremo di ottenerli lo stesso e magari di terminare il campionato, sperando che ce lo facciano terminare, con una classifica che ci vede salvi, al di là del fatto che poi la federazione ha deciso comunque di cambiare la regola e di togliere le retrocessioni. Io avrei continuato a farlo giocando nel momento in cui stiamo giocando, togliere le retrocessioni, a meno che non pensano loro che a un certo punto ci risospendono un'altra volta i campionati. Perché se no, perché togliere le retrocessioni? Giochiamo, è agonismo, e l'agonismo significa anche lottare per un risultato, non certo dire non mi interessa perché tanto alla fine rimango in Serie B. No, io ci voglio rimanere con i risultati. Con i risultati sul campo, certo, giusto. Bene, un'ultima domanda che ti faccio, però resta con noi rapidissimamente. Paglieta è sempre Paglieta, una bella piccola realtà della provincia di Chieti che da anni, sempre tra Serie B e Serie C, come disse una volta il tuo presidente Vitelli, papà di un bravissimo giocatore Marco, che sappiamo tutti quanto sia bravo e gioca in Serie A1, per quanto, cioè una Superlega naturalmente. Per quanto riguarda la realtà, è un peccato privarla del pubblico, ma è inevitabile tutto questo. Sarebbe bello riappropriarsene prima possibile, perché Pagliete è un mondo a sé stante che sta onorando la pallavolo abruzzese da sempre, facendo tantissimi sacrifici, ma restando a galla. Allora, mi dispiace doppiamente che per quest'anno che non ci sia il pubblico, perché ci ha sempre seguito, il rapporto al paese, abbiamo sempre avuto la palestra con una buona presenza di pubblico. E mi dispiace, certo, dicevo doppiamente, perché quest'anno siamo anche una squadra abbastanza simpatica a vederla giocare, cioè una squadra che al di là dei risultati che ci possono vedere perdenti come è successo ieri, però è una squadra che
in un mix di anziani e giovani, gioca con proprio, si vede, vederli giocare i ragazzi, si vede che hanno voglia di far bene, che hanno voglia di divertirsi, che hanno voglia di mettersi in mostra. Poi magari, ecco, non sempre si riesce a far bene, però da questo punto di vista quest'anno è una bella cosa quello che dici, eh? No, siamo una squadra con dei ragazzi che sicuramente hanno voglia di far bene. Ci penalizza un po' il fatto che, legato al fatto degli spostamenti, e quindi io vorrei allenarmi anche di più. Con qualche ragazzo siamo riusciti a fare anche un quarto allenamento, che per le società come quelle che affrontiamo quest'anno delle Puglie, che magari fanno un professionismo, praticamente la pallavolo non è professionista, ma di fatto loro si allenano tutti i giorni, noi ci alleniamo 3 volte la settimana e abbiamo anche ragazzi che fanno i turni nelle fabbriche, quindi certo, addirittura magari ne fanno 2, però con qualche ragazzo sono riuscito a mettere dentro anche il quarto allenamento e questo mi ha fatto piacere, mi ha fatto piacere per loro, perché qua faccio solo una parentesi veloce, Sergio, continuano a dire sempre in Abruzzo, quando faccio i corsi agli allenatori o mi incontro con colleghi, che i ragazzi sono cambiati e sono cambiati sempre, sembra un ripetersi. È chiaro che i ragazzi sono cambiati, quelli di una generazione fa, di 2 o 3 o della generazione nostra, erano diversi, però poi incontriamo altre squadre come l'anno scorso che eravamo nel girone delle Marche, ma quest'anno e anche ieri Gioia del Colle ha dei ragazzi di prospettiva. Allora, questo mi dispiace un po', perché noi poi facciamo fatica a mettere dentro in campo i giovani della nostra regione, perché non sono questo pronti. Questo è un problema annoso di cui abbiamo parlato tante volte, Francesco. Però io ogni volta che mi capita l'occasione, parlandone con te, lo ripeto perché così magari a via di ripetersi qualche cosa può darsi che possa anche cambiare. È giusto anche ricordarsene. Allora, andiamo avanti adesso con la B1 femminile, dove c'è il presidente Papa in attesa, fra qualche istante lo coinvolgeremo. Approfitto per ringraziare per le immagini che avete visto Claudio Senerchia, ma anche Antonio per quella del Pineto, e in assoluto Roberto Scaricaciottoli, che lavora tantissimo per la realizzazione di questa pallavolè. Per quanto concerne la B1 femminile, vediamo il quadro dei risultati, anche qui sesta giornata e il girone D2. Eccoci qua. Allora, Altino Tenaglia, pronto riscatto, come dico anche nell'intervista che ascolteremo fra un attimo con Daniele Litterio, col tecnico della formazione rossoblu. 3-0 netto sul Trevi, che non è una squadra da sottovalutare, nonostante i parziali 19-17-11 che sembrano nettissimi. Casal de Pazzi, veramente è una situazione un po' anomala questa, perché batte 3-0 il Santeria, che ha battuto l'Altino, che aveva battuto a sua volta il Casal de Pazzi 3-0. È così, Aniello? È un po' un circuito vizioso. Vabbè, naturalmente il povero Connetti IT Chieti, il povero sestetto della squadra neroverde, continua a non giocare. Avete visto, rinviata anche la gara contro il Cisterna. E allora la classifica vede al comando l'Altino Tenaglia con 9 punti insieme con Santeria e Casal de Pazzi, 3-9. L'Altino 2 gare in meno anche Santeria, 1 gara in meno il Casal de Pazzi, 4 gare in meno il Cisterna, che ha 2 punti, 1 gara soltanto in meno il Trevi con 1 punto, e la Connetti.it Chieti tutti 0, perché ha 0 punti, ma soprattutto 0 partite giocate, 6 partite da recuperare la notte di Natale o di Capodanno, non sappiamo quando. E allora ascoltiamoci insieme, caro Presidente Papa, quello che ha detto il tuo mister, visibilmente soddisfatto al nostro microfono a fine gara. Riprese, immagini di Carlo e anche il montaggio, e Carlo e Fabio Di Blasio. Andiamo. Daniele Litterio, 3-0, pronto riscatto contro il Trevi. Avevate perso col Sant'Elia, una partita con alti e bassi, peccato davvero. Non era facile, soprattutto nel secondo set c'è stato più equilibrio, una squadra tignosa, poi però è venuta fuori la qualità delle tue ragazze, a 19, 17, a 11 parziali. Sì, una vittoria comunque importante, proprio perché venivamo da questa sconfitta che aveva un po' smosso gli equilibri, un po' da mare in bocca l'ha lasciato, anche se siamo consapevoli che sta giocando con una formazione che non è quella migliore che potevamo fare.
però le ragazze poi oggi sono sbloccate, hanno deciso di giocare con determinazione, con forza, con grinta, ma anche con molto cervello, e sono dei buoni presupposti per il prosieguo. Purtroppo hai una Meniconi a mezzo servizio, forse anche meno, da recuperare in pieno, però al di là della prestazione di Marica, la Longobardi e dei suoi punti, ma io voglio sottolineare ancora una volta una prestazione straordinaria di Alessia Mastrilli. Alessia quest'anno sta crescendo ancora di più, non sembrerebbe, perché ha appena compiuto 30 anni, quindi sta proprio crescendo. Non cresce in altezza, ma sta lavorando bene, meglio dello scorso anno, e sta diventando una guida per tutta la difesa. E lei che ha come palleggiatore il compito di ordinare la difesa. Studiamo insieme, però lei che si prende questo compito e lo svolge egregiamente. Al presidente Papa che ci sta ascoltando, che cosa prometti? Domanda molto banale ma importante. È banale, è importantissima, perché al presidente Papa io prometto che, come al solito, io gioco per vincere ogni singolo punto di ogni singolo set. E deve stare sereno, tranquillo, perché sappiamo che è sanguigno, e quindi ci vogliono giusti tempi, per quanto il campionato sia breve, per cui capisco che c'è un po' di pressione. Allora, non avete visto inquadrato Papa? Io sì, ecco, sorride ancora il buon Agnello, sanguigno, e si sente. Allora, siccome il pubblico non c'è, Agnello, ti sei sostituito, perché ero presente io alla partita, al pubblico, anche quando c'è un bel folto gruppo di 300-400 anime lì a Francavilla al Valle Anzuca. Hai fatto sentire la tua voce alle ragazze, che questa volta non ti hanno deluso. Agnello. No, assolutamente, innanzitutto ti ringrazio per l'invito, Sergio, e saluto mister De Angelis. Grazie. Come diceva il mister, purtroppo è un campionato anomalo, e noi dobbiamo recuperare ancora due partite. Una partita la giochi, una non la giochi perché per i casi, un'altra non la giochi, cioè è un casino. Quindi anche prendere il ritmo gara è difficile. Però diciamo, noi ce la stiamo mettendo tutta con grossi sacrifici, e più di questo non possiamo fare. Poi vedremo successivamente cosa succederà. Volete da recuperare col Cisterna in casa e il derby di Chieti fuori casa, sì, se si giocherà a Nocciano. Due appuntamenti. Noi abbiamo due gare da recuperare, sicuramente si recupereranno alla fine della prima fase, tra fine marzo e fine aprile, quando c'è il mese di sosta. Quelle sono le date più o meno, sperando che, come diceva il mister, non hanno qualche altra cosa in testa e sospendere il tutto. Senti, sei d'accordo sulla valutazione che ho fatto personalmente sulla Mastrilli, che sta crescendo, insomma, è giovanissima? Faceva l'ironico il mister Daniele su Alessia. No, assolutamente, assolutamente. È un gruppo di una categoria superiore, se mi permetti. No, no, assolutamente. È un gruppo, a me non piace parlare di singoli, anche se Alessia ieri sera ha fatto una grande partita, ma come tutte le ragazze. Sì, sì, stiamo crescendo tanto, e anche noi siamo stati beccati dal Covid, quindi abbiamo anche noi avuto una sospensione di circa 40 giorni, quindi è tutto difficile quest'anno. E quello che stiamo facendo noi società, allenatori, atleti, ci dobbiamo solo applaudire da soli. Bravissima Marica Longobardi, è partita un po' così, poi ha realizzato 15 punti con Trace, peraltro un muro vincente pure. Meniconi 5 punti, ma già tanto quello che ha potuto fare la Beatrice, sappiamo quante difficoltà, lo ricordavi anche tu, a fisica e anche il tecnico. Un punto anche per Elisa Graziani, che è entrata in fondo alla gara. 11 punti per Martina Spicocchi, con un ottimo 54% offensivo e 3 muri punto. 8 punti per Asia Zinconi, 4 punti per Silvia Costantini, che a un certo punto si è fatta anche male un piede, se ho visto bene. Non sì, era la sua migliore giornata, perché sappiamo Sissi quanto sia brava, però insomma ci sta, anche perché il resto della squadra ha giocato benissimo. E poi la palleggiatrice Francesca Saveriano, 6 punti di cui 5 ace addirittura, niente male. Intanto ringrazio Fation anche per lo scout sempre puntuale, Fation Dervisci, 11 punti complessivi.
obiettivi in ace della tua squadra e 7 muri vincenti. Dall'altra parte da segnalare la capitana Capezzali, non niente male, 11 punti. Allora, dicevo della Longobardi e la prestazione di Marica, che sorprende puntualmente, come tutti coloro che giocano con il braccio sinistro, l'avversario, facendo andare fuori tempo il muro, passava sistematicamente. Ah sì, lei è forte, forte in attacco e c'ha una grinta pazzesca, è molto cattiva in campo e sì, ha molta grinta, molta carica, è vero. Sì, sì, lei adesso, diciamo, è il nostro tassello in attacco che fa più punti. E spero che anche Bea riesca a risolvere il problema dell'infortunio e ci dia più Bea, qualità. Naturalmente è la Meniconi, Beatrice, sì, per chi non lo sapesse. È Beatrice Meniconi, sì. Beh sì, manca la Meniconi che sta bene, tra virgolette, che sta al 100%. E io me la ricordo anche l'anno scorso, una splendida stagione, ha giocato, quindi è una giocatrice che dovete recuperare, assolutamente, ci vorrà altro tempo. Speriamo che sia pronta per la fase che conterà di più. Ma che razza di campionato è questo, il vostro, in questo girone? È vero che è ingiudicabile Chieti, perché non ha mai giocato. Però... Ma guarda Sergio... Io sono dell'idea che è la prima fase che conta, la seconda fase lascia il tempo che trova. Cioè? Perché se tu perdi punti nella prima fase è difficile recuperare poi nella seconda fase. È vero che devi incontrare le 6 squadre in una gara di sola andata dell'altro girone, però se perdi punti nella prima fase e nell'altro girone c'è una squadra che ne fa tanti, è difficile recuperare. Quindi la cosa importante è non perdere punti. È vero che l'altro girone è, tra virgolette, un po' più debole? O... Ma come si diceva, sì, ma pare non è no. Questa la realtà. La realtà non è questa, perché ci sono 2 squadre a 12 punti con 4 partite, ci sono una squadra a 8 punti, una squadra a 7 punti. Si dividono i punti. Si pensava diversamente, ma non è così. Non è così. E quanto conti invece sulla tua squadra che possa vincere le partite che restano, considerando quello che abbiamo detto poco fa, che col Santeria è stato uno scivolone, gran bella squadra, d'accordo, però si poteva anche vincere. Cioè, come dire, rifacciamoci perché ce la vediamo. Tu hai detto ieri, mi hai detto andiamo a vincere lì, in Ciociaria, giusto, sta da quelle parti. Io penso che, con tutto il rispetto per Santeria, che è una buona squadra, ma non c'è questo divario di 3-0 tra noi e loro, assolutamente. È stata una giornata, no, è stata una giornata un po', una partita giocata con tanti errori da parte nostra. Loro hanno fatto la partita perfetta, quindi gli ho fatto i complimenti per la vittoria e li ho applauditi. Anche se c'è un po' di rimpianto per la prestazione della mia squadra, questo sì. L'ultima domanda, ci puoi arrivare fino in fondo nel senso di playoff eccetera, e quante ne passeranno poi? Com'è la formula? Come funziona? No, alla fine delle 2 fasi passerà la prima che ha più punti e poi la seconda farà i playoff. Questa è la fase. Queste sono, diciamo, le norme. Playoff anche quest'anno? Ma obiettivo sì, di migliorarci sì, dai, sempre, lo stai per dire, dillo. E cercare di arrivare in fondo, fare i playoff un'altra volta e perdere un'altra volta, no? Questo è vero. Va bene, comunque è una piccola grande società la tua, se mi permetti questa definizione, perché ve la meritate. Grazie. Stai facendo delle cose pazzesche in compagnia di pochi, tra virgolette, è giusto quello che sto dicendo? Certo, assolutamente. Ti faccio i complimenti. Siamo pochi, ma nonostante tutto andiamo avanti, non molliamo. Pochi ma buoni, pochi ma ottimi, va bene così. Certo. Questo assolutamente. Aniello, io ti ringrazio, naturalmente ci saluteremo fra qualche istante perché prosegue la trasmissione, ho ancora qualche servizio veloce da mandare in onda, però vorrei che tu tornassi spesso anche con le tue ragazze, anche se via Zoom, che non è la stessa cosa che farlo in diretta nello studio, ma insomma, che dobbiamo fare? Ci arrangiamo anche noi. Per quanto riguarda la B2, ci sono 2 risultati contrastanti tra loro, la sconfitta interna della Rabona nel match al vertice, però 2-3 al tiebreak contro il Porto Sant'Elpidio, e il blitz esterno sul campo del Pagliare del Tronto degli impianti Futura Teramo, come vedete dalla schermata, 3-1 vince la squadra teramana, la Rabona perde 2-3 col Porto Sant'Elpidio, 21-25, 25-23, 25-17, 21-25, e quindi stava vincendo la squadra di Giacomo Cesarone per 2-1 e poi ha perso il quarto e quinto set a 21 e a 12.
12-15. Naturalmente si giocherà invece sabato nel posticipo la gara tra Fermo e Gada Pescara 3. Vediamo la classifica aggiornata: Porto Sant'Elpidio 15 punti, la Rabona 14, l'Impianti Futura Teramo 13 punti. Va detto che la squadra teramana affronterà tutte e due nei prossimi turni, sia il derby contro la Rabona a Teramo e poi la trasferta sul campo del Porto Sant'Elpidio, quindi scontri diretti per le ragazze teramane. Pagliare poi 6 punti, Fermo 3 punti, una gara in meno, naturalmente una gara in meno anche per Gada Pescara 3, che è a quota 0 per il posticipo in arrivo. E a proposito della Rabona vediamo qualche immagine, ringrazio come sempre Dario Blasioli. Immagini che riguardano il match perso 2-3 con lottando fino alla fine, 12-17 punti, Romano 15, Merlini 14, Pardi 10, Colletta 8, Scudieri 6, Diego 4, 12 Muri Vincenti e 11 Ace. E io ringrazio anche per questi dati che mi vengono forniti dal presidente, che saluto, Verino Cesarone. Bene, a questo punto vediamo il quadro del prossimo turno, ne abbiamo già parlato rapidamente, ma proprio velocemente, perché i campionati di Serie B si fermeranno, giocherà soltanto il Gada Pescara 3. Abbiamo già detto nel posticipo alle 17.30 sul campo del Fermo, abbiamo già detto di Abba Pineto Palmi di domenica 28 febbraio e Sei Cortona Brescia sabato 27 febbraio. Bene, e adesso passiamo ai risultati di Serie C e chiuderemo con un servizio relativo alla Serie C e basta, abbiamo concluso, andiamo di corsa. Per quanto riguarda la Serie C maschile, si è giocato soltanto Campobasso Sei Cortona 3-0, tutto il resto non si è disputato, e il match tra Ceteas Montesilvano e Avezzano si disputerà il 3 marzo, ha riposato il Teramo. La classifica vede al comando il Campobasso con 6 punti, Ceteas Montesilvano con una gara in meno a 3 punti e tutto il resto quota 0. Naturalmente ci sono anche delle squadre che hanno una partita in meno. Andiamo alla femminile, girone A, qui non si è giocata nessuna partita, vediamo soltanto la schermata perché tutto resta immutato. Non si sono giocate Ceteas Montesilvano Cussaquila, Torricella Sicura Nereto, Montorio Giulianova, ha riposato il Pratola, 3 punti il Pratola, prima in classifica da sola, naturalmente una gara in meno e tutto il resto a quota 0. E andiamo infine all'altro girone, sempre per la seconda giornata, dove c'è il servizio che manderemo in onda subito dopo queste schermate, con il Penne che vince sul campo del Connetti.it Chieti per 3-0 e Locovolley con Corvino Loreto contro Junior Ortona non si è giocata, così come Cepagatti da Nunziana ha riposato il Campobasso. La classifica vede al comando solitario il Penne con 3 punti, anche qui naturalmente tutto il resto a quota 0 punti. Bene, e adesso concludiamo con il servizio realizzato da Giuseppe Mroze, che ringrazio, e ringrazio Carlo e Fabio Di Blasio per la parte tecnica, per il successo del Penne sul campo di Nocciano, tra l'altro dove gioca la squadra della Connetti IT.it Chieti. 3-0 il risultato finale per le ragazze pennesi. Con Luca Perilli, il tecnico del Penne, vittoria 3-0, una partita sempre in controllo da parte vostra. Sì, le ragazze sono state molto brave, non era semplice perché non giochiamo da tantissimo tempo, ma questo lo sappiamo. Hanno fatto un primo set veramente di qualità, poi abbiamo avuto modo anche di far giocare anche un po' tutta la squadra, come avete visto, perché veramente si sono comportate bene. L'avevamo preparata in questo modo, sono state molto molto brave e sono contento di quello che hanno fatto. Ecco, compatibilmente a come questo campionato potrà svolgersi, quali sono le vostre ambizioni? Allora, la nostra è una squadra giovane, veniamo da un po' di campionati tribolati perché abbiamo avuto dei cambiamenti in squadra importanti, anche quando abbiamo vinto la D poi abbiamo perso praticamente 6 persone su 12. Non lo so, sinceramente devo essere veramente sincero, faccio fatica a pensare cosa possa essere perché effettivamente non, il campionato un anno fermo è come il campionato di calcio in Italia, diventa difficile fare pronostici. Noi abbiamo una bella squadra giovane, crediamo che possiamo avere veramente un futuro importante e ci giocheremo le nostre chance, questo è sicuro con chiunque. Siamo con Lavinia Diodato, l'allenatrice della Connetti.it, 25-11, 25-20, 25-21, al di là dei parziali, tu sei contenta della tua giovanissima squadra? Io sono molto soddisfatta della mia giovanissima squadra, soprattutto dopo un anno così difficile dove ci alleniamo, interruzioni. Questa è una squadra giovanissima, un under 15 e under 17, con una sola, diciamo, ragazza di esperienza, e devo essere soddisfatta perché queste ragazze oggi hanno fatto vedere la voglia di giocare.
e quindi io parlo a nome di tutta la società, siamo contenti e da oggi partiamo per la prossima partita, per essere pronti per il sabato prossimo che giocheremo in casa. Ecco, dal punto di vista personale, per te debutto assoluto come prima allenatrice è stata un'emozione? Per me è stata un'emozione, prima partita in Serie C, primo debutto, però è un'esperienza diciamo molto entusiasmante, sono contenta anche nonostante il risultato, si migliora sempre andando avanti. Bene, ringrazio dunque di nuovo Giuseppe Mrozek, perché è anche il telecronista della gara che è andata in onda e andrà in onda ogni martedì. Per quanto riguarda la Serie C, ci occuperemo di questo campionato, di questi campionati regionali C maschile e C femminile a rotazione ogni settimana. Grazie a Daniele Papa, presidente delle Grazie, Campionale. Grazie a te, grazie. Buonasera. Francesco De Angelis, allenatore della Virtus Paglieta. Grazie, bocca al lupo a entrambi. Grazie a Maurizio Dagui per la parte tecnica, Karim, sono stati bravissimi e puntualissimi, e siate puntuali anche voi ogni mercoledì alle 21.30 con Pallavolè. Appuntamento a mercoledì prossimo per il numero 3. Grazie e buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.